Me l'hanno ammazzata quelli che stanno sempre buttati su internet e non hanno niente da fare. È lo sfogo di Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, davanti alla bara della figlia. La donna ha accusato un lieve malore prima dei funerali, che si sono svolti nella chiesa di San Giacomo a Casalnuovo. Il paese è rimasto molto scosso dalla vicenda. Chi dice che è stato il fidanzato, chi dice che è stata la ragazza. Per me praticamente lei ha fatto una stupidaggine. Penso che sia diffuso, un atteggiamento oggi molto diffuso tra i giovani, quello di mettere insomma su questi siti web delle situazioni o queste un poco particolari, poi dipende. Ovviamente quello che incide molto, credo, è nelle famiglie, l'insegnamento è importante, no? Determinante soprattutto. L'insegnamento che viene impartito ai genitori, la scuola poi deve svolgere il suo ruolo primario, fondamentale. Dolce, bella, brava, solare. Forse tanti aggettivi che racchiudono una sola persona. Il caso deve far aprire un pochettino le menti all'utilizzo migliore, secondo me, dei social. Perché possono essere un'ottima vetrina, ma possono essere anche quello che è successo. Nella sua omelia il parroco Don Giuseppe Ravo dice: Tiziana era un cuore buono ed è stata tradita dal male. Il sacerdote auspica anche leggi che tutelino le persone sul web. La chiesa è gremita, ma vengono allontanati cronisti e telecamere. La famiglia chiede silenzio e rispetto dopo lo scandalo del video hard. Quando il feretro esce scrosciano applausi e volano in cielo palloncini bianchi. Intanto, sul fronte delle indagini, la Procura di Napoli ha iscritto 4 persone nel registro degli indagati. Sono quelle a cui la 31enne suicida inviò i video incriminati, diffusi su internet contro la sua volontà. Il reato ipotizzato dai PM è la diffamazione. I magistrati hanno deciso di acquisire tutti gli atti della causa civile intentata dalla ragazza contro siti e social network. È la seconda indagine aperta sul caso. La Procura di Napoli Nord indaga già per istigazione al suicidio.